navighiamo dall'isola d'Elba verso sud, fino alle isole Pontine, e poi a ovest, fino alla Sardegna, lungo le coste del Tirreno, per mare e per terra, con qualche puntata anche all'interno, sulle tracce degli antichi navigatori che per primi colonizzarono il Mediterraneo. E in questa tappa l'equipaggio è composto da Guido di Palermo, appassionato di vela, che nella vita si occupa di finanza. Poi c'è Stefano, in arte Mataro da Vergato, artista. Lara, casalinga e mamma di due bellissimi bambini, che viene da Pradamano, Udine. Filippo, esperto di logistica. E poi, oltre a Zoe, nostra figlia, c'è la mia amica Lorella, scenografa. Siamo un equipaggio, anzi una troupe, e abbiamo una missione: ricostruire, rappresentare e raccontare l'impresa degli Argonauti, i mitici antesignani dei popoli del mare, di cui fecero parte i Tirseni e quindi gli Etruschi. Ganimede? Cioè, devo entrare di là o sono già qua? Qua siamo nel Museo Etrusco di Piombino, dove per l'occasione l'equipe di archeologia sperimentale di Populonia Baratti sta ricostruendo per noi una cena etrusca, a cui partecipa tutta la ciurma di Adriatica. Io dirò, cari amici, questa sera abbiamo tra noi un famoso cantore, Tracio. Tracio, grande successo della tournée degli Argonauti, ecco voi. Finché vivi sii felice. Oltre a Mataro, il musicista, ci sono anche gli altri Argonauti. Abbiamo anche Atalanta. Volevi Atalanta? L'ho truccata io, va bene? Bellissimo. Certo. Sei il solito cretino. Ma dai, ma è un gioco! Un gioco serissimo. L'archeologia sperimentale serve a ricostruire filologicamente la storia. Ma scusa, mangiano solo quelli in costume? Certo. La tete la diamo dietro le quinte. Posso mangiare in cucina? Sicuramente sì. Ecco, bravo, vai in cucina. Intanto che archeologi, guide del parco e turisti si preparano al banchetto. Servi! Cuochi, servi qua, 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 perché sono preoccupata che stasera vada tutto come deve andare. Venite qui, venite qui. E quindi come li hai organizzati? Iniziamo intanto con i piatti che sono già presenti sulla tavola, e quindi con i legumi che usavano appunto gli Etruschi e le uova. Ma come li mangeranno, con le mani? No. Abbiamo dei mestri di legno. Poi noi ci arrangeremo con qualche tecnologia moderna, tipo una forchetta e un cucchiaio. No, per carità, se non è filologico, no. Vabbè, è come i miei occhiali, va bene. Ma si fa quel che si può. Ecco, per cui mi tolgo gli occhiali, introduco questa atmosfera da simposio qui a Popluna, in Etruria. Entrino le vivande, crostini al formaggio di capra impreziositi con noci e finocchio selvatico, stufato di cinghiale. È buono, tonno e purè di fave. E poi passata di ceci, sedano e carote condito con frutta secca e prugne. E questa è una polenta di farro, con farina di farro integrale, germogli di aglio selvatico, con carote, sedano e finocchietto selvatico. Da bere! Ma cosa bevevano gli Etruschi? Una schifezza. Bevevano una schifezza. No, bevevano del vino che però non era portato a termine della fermentazione come il nostro. In pratica un mosto acido, semifermentato, che doveva essere diluito con molta acqua e tante spezie, tipo chiodi di garofano. Beh, meglio il nostro Chianti, ma che almeno lo si beva all'etrusca. Io non ce la faccio però, Non ce la posso fare, no. Però se lo versavano così, il vino, e anche l'uva se la mangiavano così. Allora, dietro a questa cena etrusca c'è un progetto assolutamente filologico di Mario e di Barbara, che hanno fatto questo ragionamento. Noi sappiamo gli ingredienti, le materie prime che usavano gli Etruschi.
E loro hanno immaginato liberamente, perché non esistono ovviamente ricette scritte, quali avrebbero potuto essere poi le ricette. E il risultato è una archeo nouvelle cuisine assolutamente godibile. Ai de te, poi nos, e un menes, polieimona, cosmonelison. Bravissimo! Orfeo, magnifico! Grazie! Il nostro primo equipaggio di Argonauti per caso è sbarcato e in attesa di imbarcare il prossimo gruppo noi siamo... Dove siamo? Siamo a Porta Azzurro, baia che si apre nell'est dell'Elba e offre ottimo riparo con venti ovest e nord-ovest, come oggi. Infatti stiamo da Dio. Allora ne approfitto e scendo a terra. La piazza è bellissima. A me piace da morire il concetto di porticciolo che si apre proprio sulla piazza principale del paese. Qua c'è tutto, fondamentalmente bar, giornali, ristoranti, tutto quello di cui un navigatore ha bisogno quando finalmente tocca terra. Sempre qua, in piazza Eroi della Resistenza, a Porto Azzurro, si trova un ottimo suggerimento di carattere turistico, il percorso di Monserrato. Beh, si tratta di un percorso escursionistico, un itinerario che si arrampica sui fianchi del Monte Castello e si arriva appunto al santuario della Madonna di Monserrato. Perché non lo faccio? Perché non ho tempo, dobbiamo salpare. Ma va là, è che sei pigro e goloso. Senta, ma è vero che la specialità è la schiaccia briaca? La schiaccia briaca? La schiaccia briaca. Briaca. Proprio si dice briaca. E perché è briaca? Allora, è fatta con aleatico e frutta secca. L'aleatico è il bano. Sì, è il banissimo. Beh, allora ci vuole l'aleatico. Allora stasera godiamo di quello. Ok. O almeno speriamo di godere, perché stasera cucina si usi. Ecco qua la cucina in barca. Abbiamo detto zuppa di cipolle e patate e zuppa di cipolle e patate sia. Il problema è che abbiamo messo la zoia a pelare le patate ed è alla sua prima patata. Seconda. Perché lei ha una certa lentezza nel pelare le patate. Lo fa in modo analitico per non fare male alla patata. Vi odio profondamente, tutti voi. Però nel reparto tagliare la cipolla c'è qualcosa ancora più strano. Mi fa ridere, mi si appanna la maschera. Domani andremo in un posto selvaggio, tra l'altro essendo parco è protetto, e Monte Cristo. Avremo questa occasione abbastanza unica. State con noi. Diario di bordo, diario a babordo, diario balordo. Senti Mattia, Monte Cristo, com'è il vento? Il vento, abbiamo circa 10 nodi di vento da nord-est, quindi dovremmo averlo al traverso. Il vento al traverso non vuol dire il vento di traverso, cioè vuol dire di traverso, che ti arriva di fianco. Però non è come qualcosa che ti va di traverso. In fondo il vento al traverso ci farei la firma. È un vento semifavorevole. Mi metto pru al vento per la solita cerimonia dell'alzabandiera, nel nostro caso dell'alzaranda. Vai, rallenta ancora un goccio, Pat. Ok. Se mi metto
mettono al timone in manovre come queste, non è detto che sia, come dire, un segno di rispetto o di stima, non è che ci vuole tanto. In genere qui al timone ci va il più sedentario, il meno bravo. Bisogna avere quel minimo di precisione, guardare lassù e mettere la prua esattamente al vento secondo l'anemometro che sta in cima d'albero. Capitano, ho capito, vado, sto andando a scogli intanto che chiacchiero. La randa è issata, adesso accostiamo e facciamo rotta su Montefeltro. Il rapporto pedagogico con la figlia adolescente può essere fonte di contraddizioni e anche di scontri psicofisici, incomprensioni, di aggressività latente. Mattia, stiamo per arrivare a Montecristo. Come la dobbiamo prendere? Ma guarda, non ci sono bassi fondali né secchi né avvicinamento. Noi dovremo attraccare a Cala Maestra, che si apre nel lato ovest dell'isola. E c'è un pontile, ma non, da quello che ho visto dal portolano non credo che noi riusciremo a attraccare. Quindi 90 su 100 dovremo ancorarci e poi scendere col tender. Cala Maestra, hai detto che è orientata? È nel lato ovest dell'isola e orientata a nord-ovest. Quindi noi abbiamo chiesto dei permessi per il nostro lavoro di documentazione, però normalmente un turista nautico non può avvicinarsi all'isola, credo, a meno di un miglio, come del resto pianoso. Montecristo, Corpo Forestale Montecristo, da Imbarcazione Adriatica. Non risponde pa? Ma non rispondono? No, non ci sento. L'isola di Monte Cristo, già Isola Jovis, l'isola di Giove, la famosa isola raccontata nel romanzo Il Conte di Monte Cristo di Dumas. Sì, mi ricordo lo sceneggiato con Depardieu. Dumas comunque non si è inventato totalmente tutto, perché è chiaro che la storia della batefaria e del tesoro era finta, però qui c'è stato un monastero molto importante che controllava tutte le isole circostanti. Quindi c'è stata una sorta di leggenda del tesoro del monastero che in tanti hanno cercato e che sembra nessuno abbia mai trovato. Ma io aggiungerei anche che c'è un mistero ancora più interessante e forse lì è l'origine dell'idea del tesoro, no? Perché dove sorge il monastero, in realtà, prima sorgeva un altare e una grotta, la grotta che poi è stata occupata dall'eremita, diciamo, e l'altare che probabilmente era un altare pagano, visto che l'isola era dedicata a Giove. Quindi potrebbe anche essere una storia talmente antica che arriva agli Etruschi e forse ancora prima. Gli Etruschi comunque, si sa, venivano a prendere il legno qua per fondere il loro ferro. Sì, qui ci hanno navigato e hanno approdato i Fenici, gli Etruschi, i tuoi famosi popoli del mare, perché adesso è completamente brulla, ma evidentemente anticamente aveva legno, aveva acqua. Mistero, il mistero sulle rotte dei popoli del mare. Comunque, una sensazione di solitudine totale, di un luogo veramente non disturbato da nulla. Montecristo, Montecristo da Imbarcazione Adriatica. Non disturbato neanche dai custodi di Montecristo che non rispondono. Possiamo avvicinarci di più? Quanto è profondo? Sì, qui Adriatica, avanti Montecristo. Qui ci sono 110 metri, pazzesco. Quindi è proprio una montagna. Sì, mi direbbe per cortesia il pescaggio che c'è al gavitello. Noi peschiamo 4 metri, cambio. Attenzione, perché prendiamo il gavitello. Perfetto, scendiamo col tender. Quindi dobbiamo prendere la boa. Boa non sono io la boa da prendere, ma Carlotta, quel mezzo marinaio, deve prendere al volo, guarda, sembra Acab che deve incornare la balena, e invece deve prendere al volo quella cima di ormeggio là. Se la scaglia,
non è bello perché non so se riusciamo poi a frenare. Da. Poco da ridere. Bella però, proprio bella. Un giardino. Zoe, è l'isola di Monte Cristo. L'ho capito, grazie. E stare sempre nella cripta, no? Sotto a leggere, bianca come un cencio. Com'è la storia di Monte Cristo? Allora, Depardieu, grasso come un maiale. Non è così la storia di Monte Cristo. Viene imprigionato e rimane per anni nella prigione, no? Assieme alla batteffaria. Non dimagrisce neanche un grammo, non si capisce come succede. E finalmente, con un inganno, cioè prendendo la parte della batteffaria morto, viene buttato in mare. In questo modo si libera e la prima cosa che fa viene sull'isola di Monte Cristo a cercare il tesoro. Bello essere accolti da un cane tutto scodazzante, perché è una settimana che non vede nessuno. Com'è successo? Fulmine. Ah. Ha fatto scoppiare un po' di circuiti telefonici. Ah, quindi eravate isolati? Sì, davvero. Isolati, davvero. Lui è Giorgio. Che tu abiti sempre qui con la tua compagna? Sì, io risiedo qui con Luciana, mia moglie. Che adesso però è andata... Adesso è andata a trovare i parenti a casa. Che bello, paradiso. Qui c'è caldo, non c'è tanta aria. Là facciamo 3 metri... C'è una dieta meravigliosa. Ecco risposto alla domanda a cosa serve venire qui a fare il naturalista e il custode dell'isola. Perché Giorgio mi ha detto che là si sta male e qui si sta meglio. Perché? Cosa succede? Ma perché qua la brezza del mare arriva, lì invece c'è un po' di curva, quindi non ci arriva, semplicemente. Ecco, vabbè, questo si chiama conoscere il territorio. A proposito di territorio, qui abbiamo già, come dire, una testimonianza della storia di questo territorio, perché vedo dei bellissimi alberi. E se ricordo bene, gli Etruschi furono i primi a venire su quest'isola per tagliare la legna e quindi riuscire a fondere i metalli, eccetera. È giusto? Sì, lo sfruttamento, diciamo, da parte dell'uomo di Monte Cristo ha segni storici appunto da quel momento. Monte Cristo era praticamente una foresta di lecci. Però se Monte Cristo è pelata, non è solo colpa, diciamo, di chi ha fatto legna, ma è anche colpa delle capre che hanno portato qua apposta per allevarle, perché fossero carne fresca per i naviganti. E morale che le capre qui hanno mangiato tutto. Che bella, c'è anche l'acqua. A proposito di animali introdotti, posso chiedere alla Guardia Forestale, hanno cominciato con le capre. Poi i cartaginesi sembra che abbiano portato le vipere e che anche quelle non c'entrano in nulla e va bene. Ma poi altre cose, è stata riserva di caccia quest'isola, per cui attualmente non c'è più proprio la fauna, come si dice, fauna autoctona. Autoctona. Esatto. Durante il periodo della gestione di Vittorio Emanuele, diciamo, quando l'isola riserva di caccia, è stato introdotto il cinghiale che ora non è più presente, così come la vernice rossa che ne rimane qualche coppia. Comunque questa isola è composta tutta di granito. I romani venivano a prendere il granito qua. Granito che brilla. Comunque Giorgio, al di là degli animali infestanti, ma qui la biodiversità e quindi gli animali veri che qua vanno preservati, quelli più interessanti quali sono? La berta minore, che è un uccello marino, pelagico, praticamente non si vede mai, però nidifica pelagico qui. Pelagico che gli piace stare in mare. Gli piace stare in mare. Poi ci sono delle specie che non sono molto appariscenti, ci sono due chioccioline di Monte Cristo, esistono solamente qui, una grande come una moneta da un centesimo, l'altra un po' più piccina. Vieni su, c'è un raro esemplare di berta minore.
La cosa straordinaria è che questa Berta Minore è proprio vicina al Gabbiano Reale, che è il suo competitor. E poi proprio lì vicino si è fermata anche una coppia di capre. Vieni, vieni. Ecco, questa è una coppia, bellissima coppia di capri, il maschio e la femmina, che popolano l'isola. Ed eccola qui, la famosa Berta, la Berta Minore, un uccello rarissimo, protettissimo, endemico. Beh, certo, è impagliata, cosa pretendevate? È ovvio, non siamo mica in National Geographic noi. No, è qui, in questo piccolo ma molto carino museo naturalistico, qua proprio sull'isola di Montecristo, sono conservati tutti gli animali che popolano l'isola. Insomma, bellina la Berta. Il gelso, i fichi. Mentre attorno al 450 d.C. qui arriva Mamiliano, vescovo di Palermo, sì. Fuggito all'invasione della Sicilia da parte dei Vandali di Genserico, che riparò prima al Giglio. Dal Giglio poi naturalmente vedeva Montecristo e decise di ritirarsi qui in eremitaggio con alcuni dei suoi seguaci. Monastero finché arrivano i pirati, metà del 500. Esattamente. Fine della festa. Esatto. Nel 1535 Dragut, sultano del mare, mise fine alla storia del monastero di Montecristo. Decadenza fino al 1840, che succede qualcosa. Sì. Sì, 1840, Dumas scrive Il Conte di Montecristo. Sì. E l'isola diventa famosa, diventa di moda. Sì, esattamente. E c'è un francese matto che dice, la compro. Come si chiamava il francese? Abriel. Era una coppia di francesi che tentò la messa a coltura dell'isola e piantò migliaia di viti, olivi, eccetera. Poi fallirono. Certo. Tra Abriel e te e tua moglie. No, nel senso, tu hai detto, uno matto che è venuto qui... Sì. E invece voi no, non siete matti a stare qua. No, assolutamente. No, la differenza? No, ma noi siamo supportati anche. Cioè, sì. Voglio dire, non siamo abbandonati su un'isola. Cioè, deserta. Abbiamo il corpo forestale dietro le spalle. Certo. Però il francese non è così, perché trova furbescamente un inglese, forse più matto di lui, sì, che mi sembra si chiamasse Taylor, esattamente, dico bene, sì, che una ventina d'anni dopo compra a sua volta l'isola. 1852. Ecco, per farne cosa? L'inglese cosa ci ha fatto? Qua? L'inglese ci ha costruito tutto il resto degli edifici, compresa la villa, sì, e continuò la questione della messa a coltura dell'isola, per cui tentò anche lui di farne, di trarne, diciamo, un vantaggio economico da un punto di vista agricolo. Di fatto in 10 anni si mangiò una fortuna, fuggì e letteralmente dice la storia che nel 1862 se ne andò e nulla più si seppe di lui. Però era un signore, cioè sembra che il vero conte di Montecristo fosse lui. Sì. In compenso ha portato qua un sacco di piante che non c'entravano niente. E questo c'entra qualcosa? Sì, col pesto alla genovese sì. Che bello, vabbè, ma però è nel suo vaso, non dà fastidio a nessuno. No, quello non è... Lo tieni sotto controllo? È sotto, perfettamente sotto controllo. Watson Taylor tra il 1852 e il 1862. E quando Taylor va via subentra un nobile italiano, il marchese Ginori. Sì, ma a quel punto senza nessuna velleità agricola come riserva di caccia. Ah. E poi la lasciò alla Re d'Italia. Vittorio Emanuele III. Sì. Che la usava come... Che la usò spesso anche come casa di vacanza insieme alla regina Elena, che gradiva molto venire qua. Dall'inizio degli anni 70... È riserva naturale. Riserva naturale, quindi è tutto preservato. Sì, sì. Ma la smetti di chiacchierare? Ti decidi ad esplorare l'isola? Andiamo su, al belvedere. Giorgio, ma è sì, pazzesco, sembra di essere in un sentiero di montagna. Beh, di fatto lo è. Con dei profumi meravigliosi. Quella è la vegetazione della macchia mediterranea. Ma qui di più però, cosa c'è qua di particolare? C'è questa piantina con i fiori rosa che si chiama Maro e che ha questo profumo... che fa parte dell'isola proprio. Bellissimo, voglio venire a vivere qua. Ma è una meraviglia. F-
fermati un attimo, scusa Giuseppe, puoi inquadrare per cortesia la cagna? È magnifica. L'hai chiamata Brina. Brina, si chiama così da quando abitavamo sulle Alpi. E lei si è adattata, bene. E lei si è di là. A proposito di adattamento, cos'è quello lì? Quello lì è l'Ailanthus altissima, è una pianta di origine centrale, centro-Cina. È diventata un problema perché è molto infestante. A proposito di piante introdotte. Sì. Ispettore, che cos'è quel... Cos'è? Una padella? Cos'è? No, è una trappola per i ratti. Ah. C'è un progetto in cui si cerca di monitorare il numero dei ratti presenti sull'isola, in quanto sono predatori della berta minore. Mangiano le uova e i pulcini di queste volatili. Giorgio, quello là? È un leccio. È un leccio! È lui colpevole! Beh, è per colpa sua che sono venuti gli etruschi per segarlo, per fare legna. Sì, insomma, poverendo, lui è un innocente, sono venuti per quello, ma lui cosa ne può? Ma ne sono rimasti 3 in tutta l'isola? No, ce ne sono censiti di grossi, in alto ce ne sono 120, qua in basso ce ne sono questa decina che c'è qua intorno. Però dai, è un gran bel albero. Sì, ne sono stati anche rimpiantati, si cercherà di difenderli dalle capre, naturalmente. Ma... Il leccio è la pianta autoctona. Sì, sì, esattamente, era la caratteristica. Guarda, il fatto allora... che Siusi sia andata su spontaneamente fin lassù vuole dire che il posto è meraviglioso e che il fatto che ci sia andata anche la Zoe testimonia che il posto è unico al mondo. Però, come al solito, è faticoso. Il sudore e la crema solare. Abbiamo visto i mufloni, abbiamo visto i gabbiani, abbiamo visto questi uccellini piccolini che ci sono qua e là. Poi abbiamo visto soprattutto il monastero che è lassù. Una volta dietro il monastero c'era questa grotta che doveva essere un posto veramente sacro per l'antichità, perché in una montagna come questa una sorgente, anzi due sorgenti, è una pozza sacra dentro una grotta, beh insomma era qualcosa di veramente molto sacro, importante. La grotta del santo era giù dietro quel crinale lì. Era una grotta naturale che nella parte in fondo era piena d'acqua. Ma dai. E dopo è stata acqua dolce. Acqua dolce potabile di sorgente. Sì, di sorgente. Beh, magica. È santa di sicuro. Infatti, chissà che strana storia, no? Cioè questi che arrivano e vanno là sopra dove ci sono le sorgenti, sì. Quindi c'era l'acqua. Strano, eh? Eh sì, ma sai, gli eremiti non sono mica gente normale. No, lui ne sa qualcosa. Sono tutti speciali, cioè, voglio dire. No? Un bel cambio di vita. Sì, quello sì. Noi abitavamo in provincia di Vicenza, avevamo un'azienda agricola, allevavamo vacche da latte e tagliavamo boschi. Abbiamo saputo per caso che il custode di Montecristo di allora se ne andava. Dove l'avete saputo? Avevo una sorella che era sposata all'Isola d'Elba. Lei mi telefona una sera e fa: Giorgio, ho saputo che guarda, Montecristo se ne va, volete cambiare vita? Noi ne abbiamo parlato una sera e poi abbiamo deciso di fare la domanda al Corpo Forestale. Abbiamo fatto i colloqui e hanno scelto noi. È stata un'occasione, non dico un miracolo, ma comunque. Quindi praticamente vi siete fatti quanti? 2 anni? Sono già 3 anni effettivi. E cosa vuole dire stare qui sempre, sempre, sempre? Amore, 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 ma insomma a un certo punto si litigherà anche in due. Vabbè, ma quello come a casa. Cioè per me è il problema più grosso. Ma non Solo che non è che uno dice, vabbè, basta, batto la porta e vado via. E perché no? Piglio il cane, me ne vado a fare un giro o viceversa, dipende da chi ha voglia di farsi la passeggiata, non è che... Noi adesso sono 30 anni che stiamo insieme, quindi... Quindi siete consolidati? Sì, direi di sì. Il posto è meraviglioso, è bellissimo, ma proprio per questo lo consiglierei molto ai miei genitori, a entrambi per un paio di mesi, un paio di anni. Senti, ma verresti tu con me qui a fare da soli? Ma non ci penso neanche, non ci penso neanche. Perché? Già, mi viene male al pensiero che ora dovrò imbarcarmi con te e sopportarti, proseguendo il nostro viaggio sulle rotte dei popoli del mare.
Nella prossima puntata andremo a Pianosa.